Iscriviti al canale per non perderti altre notizie sul mondo del gossip. Tragedia nel palazzo della Rai. Morte improvvisa presso il quartier generale della rete. L'annuncio sconcertante si è diffuso recentemente, scuotendo l'atmosfera. Fonti riportano che l'evento ha generato uno stato di sgomento e profonda commozione tra i dipendenti della società. Secondo quanto riportato da adnkronos.com, la notizia della dipartita è stata svelata poco fa, gettando un'ombra densa di tristezza su tutti coloro che fanno parte del mondo Rai. La morte è sopravvenuta in maniera inattesa durante la scorsa notte, in conseguenza di un arresto cardiaco fatale. A lasciarci è stato Riccardo Laganà, membro del consiglio di amministrazione della Rai. Quest'uomo, di soli 48 anni, aveva appena iniziato il suo secondo mandato all'interno del CDA, il quale ne ha confermato il ruolo. In questi istanti, giungono messaggi di cordoglio da parte dei vertici, tra cui Marinella Soldi, presidente della RAI, e Roberto Sergio, amministratore delegato. Entrambi hanno espresso il profondo dolore scaturito dalla scomparsa repentina di Laganà. Il ricordo dell'uomo si fa strada attraverso tanti messaggi di affetto da parte dei colleghi e degli amici. Tra costoro, spicca il messaggio di cordoglio di Barbara Floridia, presidente della Commissione di Vigilanza RAI, la quale ha sottolineato il colpo devastante che la notizia ha inflitto, lasciando tutti sconcertati e addolorati.